Siamo riusciti ad aprire il primo impianto, è stata una cosa positiva, molto apprezzata dalle persone, oltretutto era libero accesso. La primavera nevicata ha dato il là sulla montagna pistoiese alla stagione bianca, un inizio sancito dall'apertura del primo impianto di risalita, la Sprella in Val di Luce, e che fa da apripista a tutti gli altri, per la cui messa in funzione è già iniziato il lavoro, innanzitutto con gli operatori che hanno messo in moto gli impianti di innevamento programmato. Una stagione che crediamo possa veramente essere la stagione della rinascita, della crescita, della riavvicinarsi al nostro mondo da parte di tanti clienti. Le persone stanno prenotando, certamente c'è un pochino di tensione, un pochino di incertezza che però non ci deve essere perché ci sono tutte le prerogative affinché quest'inverno ci sia la continuità nell'apertura. Attualmente siamo in zona bianca, possiamo permetterci di passare da un punto di vista degli impianti di risalita in zona gialla. Certamente la pandemia è uno dei pericoli che però credo che non debba essere soltanto estremizzato e diciamo evidenziato per quanto riguarda gli impianti di risalita. Sarebbe un dramma socio-economico per tutto il nostro paese se si dovesse ritornare in una situazione di zone arancioni o zone rosse.